Mi sentite? Dovreste sentirmi in qualche modo. Avvicinerò il microfono così, così dovreste sentirmi un po' meglio. Aspettiamo che vada in live tutto. Io vi guarderò da un altro schermo, amici. Dovreste sentirmi in qualche modo. Avvicinerò il microfono così, così dovreste Voilà. sentirmi un po' meglio. Mi sentite bene? Sono contento. Condividiamo su Facebook il mondo. Condividi. E voilà. Je suis fait, mes amis. Ci siamo? Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Starling, Battle for Atlas con la navicella. Come potete vedere abbiamo quest'arma qui montata e quest'arma qui che ora non mi fa vedere. Ok, vedete? Ve la faccio vedere la navicellina. Di qui, mitragliatore e da questa parte sta roba che congela. Ora, Sono appena ora. arrivato qui. Nave pilota attiva. Ok? Tutti i sistemi in riserva. Sono Sage, appena... Ho proprio devo tornare iniziato all'Equinox. Vai ieri. con la scansione. Ma c'è, ci sono dei Negativo. amici qua Nova dietro? dell'Equinox esaurito. Comunicazioni a lungo raggio disturbate. Mi Cosa? sembrava di aver Nova visto. esaurito. Dovrò trovarla per conto mio. C'è della roba lassù. Vabbè. Signori, questo è un giocone, ve lo assicuro. È un po' scomodo giocare con la navicella perché è un po' pesantina. E quindi è un po' scomodo. Però io volendo posso anche toglierla e mi farà giocare anche senza. Fermi tutti. Mi fa giocare senza navicella solo col joystick. Sì, mi fa giocare anche senza navicella. Certo, con la navicella è più figo perché hai la navicella davanti. E quindi, certo, hai un peso maggiore, ma... Certo, la cosa di gioco comprende questo. Raccogliamo tutte le cose. Ah, c'è un piccolo bug. Perché io, vedete, i 1000 crediti, diciamo, che avevo, non li avevo prima. E adesso li ho. Ma perché non li ho raccolti qua? Li avevo già raccolti prima. Il cavetto è un po' scomodo. Io mi tolgo la navicella perché pesa troppo per i miei gusti e gioco senza. Ok. È tutt'altra roba, potrei giocare senza. 1150. Ora penso che dovremmo andarcene belli dritti. Nemici. Ma che... Analisi nemico completata. Ok, armi Segnale consigliate, aria lanciafiamme, energizzante. onda shock, implosore. Lanciafiamme, ragazzi, io ce l'ho. Ma ce l'ho da un'altra parte. Il lanciafiamme io ce l'ho da un'altra parte. Cioè, Madonna, 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 ma siete matti? Lei è matto? È andata abbastanza bene, mi sembra. Un'uscita. Perché c'è la cosa degli elementari, quindi Sì, di quelle che la Equinox. vogliono. L'Equinox. Qui c'è la voce di Shader, Dai, ragazzi, in questo dai. gioco qua. Vediamo Analisi nemico questo completata. sbarramento Segnale glaciale una che ce l'ho, il combinazione vulcano e il elementare. pugno d'acciaio, non ce l'ho. Questi cosa sono? Sì, vabbè, sono abbastanza facilotti da uccidere. Per ora. Poi mi faranno. Voilà, le je sont fait. E Je sont poi, fait. state buoni. Oh signor, che paura! Josh, sei salvo? Cos'è Sono successo? salvo, Stavamo sono operando. salvo! Niente paura. Siamo Niente tutti qui. paura. Oh, che bella notizia. Grazie bomber, grazie bomber. Cosa c'è Ok, qui? muoviamoci. Sengrand ci sta Cosa c'è aspettando. qui? Non possiamo. I pazzi che hanno preso Sengrand hanno anche il nostro reattore. Ma Ne abbiamo un ottimo. altro, ma senza carburante siamo bloccati. Sì. Quindi Cosa? cosa devo fare io Non qua? Mi possiamo stare qui a non fare niente. Ci deve essere una soluzione. fai andare di là? Forse Ah c'è una no, soluzione. non Guardate posso la mappa. staccarmi da terra. C'è un animale qui? Estrai. Dov'è andato il figlio di vacca? Somare. Estrai. Ecco Mappa la nave. satellite, Dovreste ok. vedere tutto entro il raggio della scansione. Il resto del Ok. pianeta è territorio inesplorato per Per ora. ora, Marisa, ok. sto arrivando Interessante, un segnale interessante. Mi aereo sentite bene, informale. ragazzi? Fatemelo sapere qui sotto nei Pensi che ci commenti, sia eh. qualcuno? Vale la pena Fino là? controllare. Prendi Se voi siete confidenza con la pazzi. mappa. Questo signore è il No Man's Per Sky ora che non tutti c'è molto, volevano. ma quando Ma avremo che esplorato nessuno ha questo posto avuto. ci Se la torneremo cosa vi volentieri. piace, poi riprenderemo le live anche con la webcam.
Ok, continuate a lavorare sulla ricreazione. Oh, c'ho il boost, c'ho il boost, c'ho il boost, c'ho il boost. Attenzione, non sappiamo cosa ci aspetta. Io voglio... te lo dico io che cosa ci aspetta. Un mucchio di robot andato? Assassini. Robot assassini. Avremmo visto cosa? Qualche Drake, okay, e un paio di Cyclops? Un momento, un, okay, momento. Cioè, per voi questo è normale? Abituati o tornatene. Cosa, casa. Cosa io? La legione qui da molto più tempo di tutti noi. Ah, vedi? Item. No, mi avvicino un po'. Vai, 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 vai. Attenzione. Ho estratto qualche cosa. Signor. Cosa? E dove lo metto? Database Starlink aggiornato. Ok. E dove? Questo qua non ho capito se mi sta per attaccare o no. Sì. Va bene. Ah, la cosa divertente è che posso sparare. Ah, ora mi è tutto chiaro. Dovrebbe essere un fruttosso. Raccoglio squama. Non è una pianta, è una... E dove me la infilo sta squama? La mia domanda è: dove me la infilo la squama? Va più veloce di me quello cosole. Il mostriciattolo che è morto. Dai, 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 piano, 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 via. Io non ho ben capito se dovevo per forza portare... Vuoi fare il figo? E chi riesce a portarlo? Non riuscirò mai a romperlo, vero? Via. Yeah. Allora, raccogli squama di sabbioso. Ok. Se n'è andato, forse? Le balle. Posso analizzarlo? Oh, cos'è quello? Scansiona. La tua nave monta uno scanner genetico. Provalo su quell'animale. Magari troviamo riscontro nel nostro database. No, scusami. Scusami, zio. Non volevo fargli del male a lui, perché devi girargli intorno, vedete? Ma non riesco. È finita per me. È troppo veloce, va bene, non importa, non fa niente. Andremo verso il segnale lo stesso. Il segnale viene da una specie di edificio. Dite che è amichevole. Speriamo. Va a salutare. Mica ci rimane un sabbioso qua. No, eh. Salve! Come sta? Ti è venuto per parlare? Bene, rieccoti. Aspetta. Questo qua l'ho già visto da qualche parte. Dov'è il mio assistente quando serve? È andato, è morto, è finita. Ciao. Senti, sono Mason. Non so da quanto tempo siamo in live. Avete un po' di carburante? Oh, scusa. Sono in confusione perché è scomparso il mio assistente. Non è che hai visto un tizio tozzo e verdolino in giro? Da quanto tempo siamo in live? Se possiamo aiutarci a vicenda. Non lo so. Non lo so. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Non ho sentito. Vedi dotazione. Interessante. Ah, perché puoi migliorare anche in questi casi qui. Molto bene. Ottimo. Offre aiuto. Ok. Gli diamo una mano a sto poveraccio. Lo sanno le stelle dov'è, ma quel nido va rimosso. Poi posso aiutarti con il carburante, giusto? Va bene. Posso mollare questa schifezza? Cioè, hai appena fatto amicizia con un alieno. È una cosa storica. Ma io voglio... Ma qua ci sono delle cose che mi servono. Iguana, spero che sia un complimento, moscerino. Ok. Sì, le iguane sono creature bellissime. Sono maestose. Io voglio mollare questa schifezza. Posso mollarla? Ah, collezioni. Ah, cagate. Ok, tutte schifezze. Ah, perché ci sono le collezioni, ovviamente. Interessante. Cosa che non guarderò mai. Mappa stellare. Vabbè, tanto poi noi seguiamo il mezzo. Imp,
fastidiosissime macchinette, le peggiori della legione. Interessante. Il modo migliore per gestirle è, beh, evitarle a tutti i costi. Ma pare che il fuoco funzioni. C'è qualcosa di morto qui? Fuoco? Non sarà un problema. Questi qua forse sono un po' forti? Non troppo. Il Nova è più facilmente rimovibile se colpito da armi criogeniche. Ah, interessante. Poi se questa serie va bene su Twitch comprerò altre armi, ma difficilmente. Fermi tutti. Qua serve un'arma rossa. Quindi sì, è tutto bene. Un'arma rossa che mi viene in mente. Mi è caduto il lanciarazzi. Non so dove è andato. Eccolo qui. Ho trovato il lanciarazzi. Togliamo e montiamo il lanciafiamme, perché secondo me il lanciafiamme è più carino. Vediamo. Analisi. Il Nova è più facilmente rimovibile se colpito da armi criogeniche. Era una cavolata. Adesso smontiamo il lanciafiamme, montiamo di nuovo l'arma criogenica dei miei maroni e ci riproviamo. Ah, era al contrario, ok. Interessante questa cosa. Scambio per nuova termico corrotto. Qua ci deve essere. Guarda lì che roba. Tiro porta del cavò. Ma dentro ci deve essere qualcosa? Io esploro, ragazzi, tanto siamo in live, quindi va più che bene. Esplorare qualcosina. Cassa, apri. Quanto mi ha dato? 12.000! Corazza da comandante. Nuova, cosa? Non capisco niente, cos'è successo? Quante armi ci sono? Mod nave. Ah, vedete un po'. Ah, aumenta la difesa. Corazza da comandante non comune. Più 45 di difesa. Più resistente quando la tua salute è in condizioni critiche. Ah, ma interessante questa cosa qua, eh. Messa a punto. Siamo su PlayStation 4 Pro, signori. Spero che mi vediate bene. Credo di sì. Sì, sembra di sì. 12.000 abbiamo adesso. Una cosa molto interessante, sapete? Vedete che esplorare ogni tanto. Cos'è su quella roba lì che ho preso? Amplificatore, mod ottenuto. Va bene, la guardiamo subito. Mod armi. Vedete? Più 50 electron di 9 unità ragione, va bene, ok. Ah, mi dà più diciamo soldini in base a quello che ho, perfetto. Ma allora questo è un gioco incredibile, ragazzi. Qua vedo un nemico qua sopra. Ho visto una cassa lì. Io da qua ci sono arrivato. Quindi non ci interessa troppo, a dire il vero. Forse sopra c'è qualcosa, eh? Ricordiamoci che con triangolo raccoglie nova termico corrotto. Io non raccolgo niente per ora, dai. Vedete che qua c'è qualcosa di interessante? Cos'è sta roba? Io raccolgo una bombola gravitazionale. Poi come la lancio? Ah, sto distruggendo sta schifezza. Come si... Ah, lancia? Interessante. Ma non posso saltare troppo. Molto interessante. Quindi anche il Nova, volendo, può diventare... Potrebbe diventare un'arma. Penso di sì, sapete? Raccogli punta. Qui magari mi perdo altra roba che non so, eh.
Ragazzi, qua sopra ci dovrebbe essere un... Oh, a parte che c'è un nemico. Fatto casino? Si gela. Vabbè, vabbè, vabbè. Ma che figata. È una cosa incredibile. Dobbiamo andarcene là sopra, visto? Ragazzi, è un mostro sta roba qua, Un mostro. Vi assicuro che è un mostro. A parte che è molto divertente da usare sta maledetta navicella. Vedete? Quindi probabilmente là dentro ci sarà altra roba. Tiro la porta del cavò. Ok. Vediamo. È proprio qua, dice. Proprio qua. Quindi magari esploriamo un attimo bene. Abbiamo 13.700. Dato che non so quanto... Cosa compri con quella roba lì, me la tengo e poi piano piano me la comprerò. Basta solo notare, ci è andato veramente tanto nuova, in quanto la missione che stiamo per fare ci darà 2000. Quindi è interessante. Vediamo qua cosa ci dà. Apro. Altri 12.000? Sì. Corazza gravitazionale 2. Bisogna stare molto attenti, bisogna controllare molto bene. Cambia meno 25. No, ma la tengo, me la tengo. Più 20 di difesa. Meno. Allora, se io monto questa, aumenta. Più 45 di difesa. Aggiunge peso alla nave. Resiste agli schianti. Beh, il limite di massima è. Però c'è da dire che ogni mod è diversa, come avete visto. Ad esempio, questa più resistente quando al tuo assoluto è in condizioni critiche. Cosa che spero di non arrivarci mai, però potrebbe succedere. 20 difese, resistenza ai grani gravitazionali. Non ci interessa, va bene. Le collezioni mi rompono le balle. Ok, siamo... Che bella sta cosa, ma è un gioco incredibile. Spero che sia lunghissimo, così almeno ci facciamo tante ore di live. Anche qua dietro mi dava... Vedete, lì è sparita. Qua dietro invece no. Mi dava un'altra cassa. Oppure me la lascia lo stesso. Me la lascia lo stesso, ok. Va bene, ragazzi, dai. Andiamocene... Alla missione. Poi posso analizzare qualcosa? Non posso analizzare niente. Missione. Attenzione. Qua mi sembra che devo distruggere qualcosa, vero? Estrai frutto. Non mi ricordo cosa fa. Materiale organico 2 di 5. Forse devo estrarne ancora un po'. Ok. Forse devo estrarne 5 e mi succederà qualcosa? Non lo sapremo mai finché... Questi qua sono dei mostri, secondo me, che sono stati estinti molto tempo fa. Che sono estinti molto tempo fa. Questa roba qua mi interessa, sapete? Avete visto cosa c'è qua dietro? 4. Ah no. Ah, ok, che cos'è? Raccogli minerale comune. Minerale comune? Ah, perché forse per potenziare la propria nave mi servono i minerali non comuni, eccetera, eccetera. Potrebbe essere un'idea. Di là invece mi fa esplorare. Qua ci sono... Non c'è niente, andiamo. E qua, siamo arrivati, siamo arrivati. Ah, devo buttare giù con le... Lanciafiamme, nullificatore e implosore. Ok, mi avvicino al nido. Auguratemi buona fortuna. Vediamo se riesco a buttarla ecco giù. Dove vengono gli imp? Forse è questa struttura che li controlla in qualche modo. Li ho fatti arrabbiare. Va bene. Oh signore, me l'aspettavo un casino del genere. Sono troppi. No, non sono troppi. Sono il giusto. Beh, sta roba qua, ragazzi, ci sta. Cioè, ci ho messo un secondo. Ah, fantastico. Cosa mi ha dato? Niente nido, niente. Cosa mi ha dato? Come piace a me. Anzi, cosa mi ha dato? Per voi, come promesso. Oh, in realtà più 25% pianeta esplorato, ok. Da dove hai detto che venite? Buona parte di noi viene da un pianeta chiamato Terra. Per essere immaginavo. Più precisi, New Jersey.
Beh, l'unico modo per ottenere del Nova è recuperare il nucleo di un estrattore, ma beh, dovresti vederlo. Vediamo un po' se quello che 57 gradi ci sono qui. Mod armi, monta 10 unità di carica pilota. Cosa me ne faccio, scusatemi? Cosa me ne faccio di sta roba qua? Ah, allora, vediamo un po'. Mod arma. Allora, monta più 20 danni, questo è interessante. 25 danni ai bersagli gelati, molto interessante. Più 50% electron, 10 cadenza di fuoco, mi interessa ben di più. Qua c'ho niente. Qua sì, ho questa. 50% di... ok. Però, abilità pilota, che cos'ho? Ah, disponibili 0. Ok, ok, ok. Niente, niente. A posto, a posto, a posto. Mappa. Interessante. Ah, questo è il pianeta. Guardate quanto è complesso sto gioco. Abbiamo una maggiore visibilità del pianeta. Scansione. Quello è l'estrattore della legione. È il nostro obiettivo. Ok. Imposta destinazione. Ok, noi siamo... qua cosa c'è? Allora, prima cosa impostiamo quello. Qua c'è stazione di rifornimento. Filone. Me ne vado qua io. Ancora una reliquia che ci racconta alcuni misteriosi guardiani per essere così grande, deve forse essere importante. Cosa nasconde? Oggi attenzione, ci facciamo questa. Gli estrattori sono macchine della legione. Prima che nascessi io erano facili da smantellare. Ma non mi interessa quello, mi interessa questa. Dov'è il mio segnalino? Io hanno imparato a difendersi bene. Il segnalino mio è di là. Abbastanza disper, cioè competenti. 52. Il nucleo e facciamo tutto. Però 50 di là cosa c'è? Allora passo di qua, poi mi faccio questo. Ok. Aia. Fermo. Fermo per l'amor di Dio. Qualcosina ce lo rubiamo? Ma io non capisco a cosa prendo. Amplificatore digitata. Ah, ma c'è qualcosa allora qui. Ragazzi miei, droppo le cose magiche io. Anche qui c'è qualcosa? No. Filone, raccogli, raccolgo. Io raccolgo tutto, che me frega. Tanto siamo in live, possiamo prenderci tutta la calma che vogliamo, tutto il tempo che vogliamo. Poi faccio così. Mod armi. ...10% di energia. No, mi interessa anche questa, sapete? Ma non posso montarla. 10% di gittata non mi interessa. Io ho questa... no, mi interessa la gittata, allora. Sì, in questi casi con le cose delle navi non mi interessano troppo. Ok, ce ne andiamo. Via. Raccogliamolo e ce ne andiamo. Via. Vedete qui cosa c'è? C'è questa roba qui che mi sembra interessante. Allora, però io prima di fare... cos'è quello? Io e Sengrand abbiamo assemblato un database tramite i nostri contatti nelle Pleiadi. Scansiona l'animale. Magari c'è una corrispondenza. Ok, lo scansiono. Scansione parziale completata. Scansiona più esemplari per completare il profilo del DNA. Mille. È interessante. Scansiono di nuovo? No, non è così facile. Scusate. Forse se lo scansiono bene. Ma che bello sto gioco, raga. No, maledetto, infame. Perché corrono?
Ti sparo, eh. Vabbè, niente, non mi sono già rotto le balle scansionare la gente. Da qui poi c'è gli osservatori, possono essere, possono mettere scansione mappature specifiche. Devo andarmene qua. Lui mi dà a 40. Cosa c'è a 40? Ah, mi dà questo. Ma io me ne vado prima dall'altra parte. Me ne vado prima. Ciao. Ti fai scansionare? Vai, se scappi. Forse se mi, perché mi avvicino troppo, sapete? Noi ce ne andiamo velocissimamente via via via. Però proviamo con questo. Sto a 5 km, vediamo un po'. Non ti spaventare. Non ti faccio niente, zio. Scansione parziale completata. Ok. Scansiona più esemplari, sì, per sì, completare il profilo del DNA. Più esemplari, sì, sì, non posso perdere la vita a scansionare animali. No Man's Sky, ragazzi, No Man's Sky. Ok, qua c'è tanta robetta interessante. Vedo un bunker. Qui. L'ho visto. L'ho visto. L'ho visto da qua, eccolo lì. Prendiamolo subito. Avviso di prossimità. Rilevate fortificazioni dei predoni. Le armi tradizionali sono inefficaci contro lo scudo. Rifletti i colpi della torretta con lo scudo attivo per indebolirne le difese. Gli scudi delle torrette sono resistenti al fuoco diretto. Disattivali riflettendo i colpi della torretta con lo scudo attivo. Come faccio a rifletterlo? Ora parliamo la mia lingua, baby. Mi interessava solo questo. Poi è un po' un bordello, amici. Poi è un po' un bordello, sì. Cosa c'è qua? C'è questo. Raccogli punta. Ah, vuoi fare il figo con me? Toh! Abbastanza facile, devo dire. È abbastanza facile? Forse un po' troppo? O sbaglio? Andata? Fortificazioni distrutte. Raccogli le celle come ci sta? Raccolgo le celle come ricompensa. Cosa sta saltando in aria lì? Ah, raccolgo le celle come ricompensa. Sta ricella. Posto. Quindi mi danno solo un botto di roba. Ah, munizioni rapide ottenute che mi serviranno forse più per quello. Motore M1. Ok, andiamo di qui. Andiamo su questo. Questo mod arma. 20 cadenza di fuoco, 25 danni ai bersagli. Ok. E questa che cos'è? No, non mi interessa. Non mi interessa. C'è un altro animaletto morto qua, vero? Allora, adesso ci facciamo la missione. Io me ne volevo andare da un'altra parte. Sinceramente, me ne volevo andare. Beh, qua 23, dai, ci stiamo dentro, ragazzi. Poi certo, se trovo qualcosa di interessante. Salve. Non mi fanno male quelli, sono gentili. Sono abbastanza bravi e gentili, mi fa molto piacere. Tototoro. Qua c'è gente molto brutta. Vero? Io, ragazzi, pensavo che mi dovessi... Livello 2, vabbè, ce li facciamo in fretta.
Vai. Troppo facile, ragazzi, troppo facile. Ma io quando ho distrutto tutti, cosa... Dai. Ciao, bro. Bravissimo. Li uccidiamo tutti e poi vediamo il da farsi, amici. Madonna. Ok. Vai. Ok. Ne rimangono solo tre. E questo? È un Cyclops. Mi fanno abbastanza male anche. Ok. Ok. È ora che... Devo provare qualcos'altro. Prova a cambiare le armi. Da quello che so di queste guglie dei guardiani, il segreto è quello. E cosa ci cambio? Aspetta che non devo sparare a muzzo. Metto il lanciafiamme, sono le uniche armi che ho. Forse... Beh, uno sarà per forza, ragazzi. Uno di questi c'è. Non mi è ben chiaro che cosa devo fare io con sta roba qua. Devo provare qualcos'altro. Vediamo un po'. Ah, quindi questo ritorna. Allora, questo deve andare in basso, no? Questo deve andare così. Questo va in alto. Questo deve andare lì, non è facile. No. Voilà. Era abbastanza facile, devo dire. E ora mi darà qualcosa? Database Starlink aggiornato. Ma sto facendo soldi a palate. Montiamo l'altra arma con le varie mod e la chiudiamo. Ok, signori, benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti. C'è altro da fare qui intorno? No, però sono sicuro. Infatti devo andare lì. Mannaggia la patata. Io me ne vado lì un attimo. Che è molto vicino e quindi siamo a posto. Commentate pure, signori. Potete scrivere qua sotto senza problemi. Io vi leggerò in diretta e vi risponderò in diretta. Vorrei aumentare un po' il boost, sinceramente. Cosa c'è qua di arancione? Questo affarino qua? E lui, va bene. Mi dimentico sempre che sono loro, questi affarini morti. Che girano. Contenti. Mi vedete, mi sentite bene? Spero di sì. Andiamo dal nostro amichetto alieno, come l'ha chiamato Shade. Ti è venuto per parlare? Oh, sei tu. Cosa... C'è l'energetica dei predoni. Ah, consegnandogli la schifezza aumenta. Interessante, ecco cos'è.
cosa dobbiamo fare con la roba che raccogliamo. Ok. Non avevo finito, zio. Non avevo. Oh, sei tu. Nessuna nave da riparare. E qua abbiamo finito. Ora possiamo tranquillamente andarcene dal nostro obiettivo. Dai, questa volta ci andiamo. C'è della roba qui di nuovo? Anche se mi sembra che io c'ero già andato. Mi sembra che io qua c'ero già andato, ragazzi. O è un'altra roba? Dovrei aumentare un po' l'attacco di questa robetta qua. Ok. La mia domanda è, se io faccio così, lo lancio? Ah, fa solo casino. Ok, interessante. Qua di fianco ci deve essere qualcosa. Anche se io credo di esserci già stato qua, qua sotto, eh. Vediamo se è lo stesso. È lo stesso. Esattamente. È lo stesso schifoso. Dov'è? Zio. Qua sopra? So io. Con molta lentezza proverò ad andare su ad aiutare sto cristiano. Dove sei? Bomber? Mi sa che è morto. È morto. A me non interessa sta roba qua. Io devo fare la missione, ragazzi. E lì ho già raccolto tutto. Infatti ho 56.000 nuova. Non so se poi c'è tipo un mercato dove posso comprare le varie cose. Non ne ho idea. Si fa anche abbastanza in fretta di spostamenti. Ok. Cos'è quello? Me lo fai scansionare? Non penso che abbia paura di me, sapete? Scansione parziale completata. Non penso che abbia paura di me sto coso. Per completare il profilo del DNA. Questo affare qua mi sembra che posso estrargli la squama dei miei maroni. Attenzione, il sabbio Baku è all'inseguimento. Cosa me ne faccio di una squama? Niente, la poi devo lasciarla? Boh, vabbè, io faccio le missioni, ragazzi. Poi scrivetemi sotto qua nei commenti cosa ci posso fare con quella schifezza lì. Fermo. Sabbio Baku. Ah, raccogliamo questa roba qua. Per il semplice fatto che mi serve per potenziare la nostra amica base dell'amichetto alieno. Che infatti aiuta molto sta schifezzina qua, eh. Dovrei aumentare forse un po' il coro 1, me lo fai prendere, ok. Un po' l'inventario forse. Ok, allora missione. Non so che cos'è quella robina lì, sinceramente. Ok. Ho sentito fischiare, suonare. Ho sentito fare qualcosa. La madonna. Devo andare lì in mezzo? Wow, guarda quella tempesta. Ah, sì. Ma sta roba qua morta. Dovrebbe essere lì dentro. Vabbè, io vado. Io vado. Database Starlink aggiornato. Database Starlink aggiornato. Belli. Graficamente, signori, è un mostro, eh. Ragazzi, graficamente è un mostro. C'è niente da fare. Ho fatto un lavorone. Analisi nemico completata. Ok. Consiglio le armi d'assedio. Allora, considerando che io il lanciafiamme ce l'ho, io direi di usarlo al posto del... Proverò a cambiare il fucile con il lanciafiamme per vedere come se la cava.
Scusa? Questo qua mi dà 20 resistenza elementare, no? 10% energia, invece mi dà questa. Io me lo prendo, ragazzi. 20 energia, 100 energia, ora combo letale. Me lo metto, metto tutto. Me frega, metto tutto io. Lo metto tanto. Ok. Wow, è gigantesco. Sicuri che sia una buona idea? È l'unica idea che abbiamo. Prima devi puntare ai nodi lungo il perimetro. Ok. Le celle energetiche rosse. Dopo aver eliminato il nucleo dell'estrattore sarà esposto. Sono incastrato, lo sapete, sì? Abbastanza tosta. È fatta. I nodi sono disabilitati. Ce n'era uno solo? Ora è il momento di colpire l'estrattore. Eschiva quei laser. Con il giusto. No, non ho paura. Saltare sopra i raggi laser. Andata? Troppo facile, ragazzi, troppo facile. Ora mi rimetto la mia arma schifosa. Perché a me non mi piace per niente questa robina morta. Ok, è andata bene. È andata abbastanza bene, devo dire. Probabilmente questi video qua li metterò poi su YouTube. È rarissimo. Con un talento simile puoi guadagnare una fortuna. Non capisco. Non potete fare altro Nova? Magari. Già. Purtroppo, anche se c'è un sacco di Electrum, nessuno sa come raffinarlo. Stai tranquilli. L'unico Nova rimasto è dentro queste macchine. E beh, noi non siamo coraggiosi come voi. Wow. Ah. Chissà se Sengrand lo sa. Come hai detto? Il nostro capitano Sengrand ha imparato a creare il Nova. È così che siamo arrivati qui. Il vostro capitano sa fare il Nova? Per le stelle, perché non l'avete detto subito? Per le stelle. La tecnologia può mandare in subbuglio tutto il sistema. E dicevi che è scomparso? Per questo siamo qui. Capisco, affascinante. Che cosa... Beh, io mi ciuccio tutto questo qua che posso, perché mi serve il Nova. Ok. Questi animaletti morti, non so cosa me ne faccio. La squama, magari è una roba utilissima. Magari ragazzi è una cosa utilissima quella che io sto mancando, non lo so. No, per prima cosa controlliamo che cosa. Mod navi. Mi è andato questo. 20 difesa, nitrogenici. Non mi interessa perché non siamo in un pianeta freddo ora. Però se io trovassi di nuovo... Mi fa andare dove stavolta? Mi fa andare da lui. Ok, se io nel lungo il percorso trovo un altro animaletto... Di quelli che scavano... eccolo qua. Appena lo estraggo devo correre da lui. Dall'altro. E magari mi dà una ricompensa interessante. Eccolo lì, il saltafossi, come si chiama? Il grande ossario. Parte. Fratemi dai... Attenzione, il sabbio Baco è all'inseguimento. È veloce, eh? Maledetto, infame. Dov'è la mia cosa? Via. È veloce? Sì, se è veloce sto. È veloce? Sì, l'infame. Dovrò poi estrarre altre informazioni sugli animali. Guardate però quanto è grosso il pianeta, è bellissimo. Per quanto mi seguirà? Maledetto. Maledetto. Dov'è la squama? Dov'è la squama? È là. Ok. Ok. Non so se mi può raggiungere qua in mezzo, via. Maledetto. Vabbè, tanto prima o poi... Quindi io con la sua squama sono nei guai. E non posso neanche seminarlo. È solo più veloce, non è che... Io voglio la sua squama, voglio arrivare da lui. Per quanto mi seguirà? Ok, ok, ok.
Vai, per l'amor di Dio. Mi ha preso. Ma se la vuole riattaccare, eh? Non capisco cosa vuole. Non mi ha preso, ok. Tengo per parlare. Sei tu. Consegno oggetto. Squama. Guardate quanto mi dà desmila. Ma perché? Grazie, sarà utile di sicuro. Ma te desmila, mi dà desmila. Ecco qui il nucleo. Ti serviva altro? Fantastico. Quasi finito, eh? Del Nova richiederà solo un momento. Serve un sostituto. Un sostituto? Cosa intendi? L'ho detto io. Avete un capitano da trovare, no? Un capitano che sa produrre il Nova. Vi servirà un esperto del posto. Me la cavo anche come pilota. Dovrai incontrare la squadra e controllare che siano tutti d'accordo. Ho trovato un sacco di oggetti, quindi se io adesso gli do un'altra roba. Ci vediamo lì. Devo solo trovare quello stupido. Cosa consegno? Niente, li consegno. Ok, gente. È a 40. E credo di essermi fatto un amico. Ah, direi che non guasta. Dovrei ritrovare forse un altro amichetto di un'altra squametta che mi dà un sacco di soldi, eh. Eccolo lì, un'altra squametta. Me la prendo, la porto là. Questo è veloce però, ragazzi. Fin troppo veloce. Ci sono quasi. Bene, caricato il Nova, siamo pronti a partire. E poi andiamo a cercare Sam Grant. Ci puoi giurare? Sì, a meno che sia... Ecco. Levi, cosa dici? Che c'è? Spero che non lo sia. Messo. Non temere, il nostro capitano. Non lo temere. Dov'è l'infame da... Forse se riesco a portarla intera mi dà anche di più. È veloce l'amico Fritz. Colgo subito, via. Aspetta, fermati lì. Dalle scansioni vedo che hai un rarissimo campione floreale. Ti prego, portalo qui. Ci sto provando, zia, ma è difficile. Tengo premuto per parlare. Gli consegno la squametta, così diventa un grattacielo. Nuovo luogo 49%. Scusate per la botta che ho dato al telefono. Ok. Nucleo di guerriero 3. Cosa posso dargli ancora? Niente. Ok, allora adesso concentriamoci un attimo su questo. Madonna, 35 velocità, 35 controllo, 40 energia, 20 danni, 5 corrotti. Mi metto questa, sicuramente velocità che ci serve, e qui mi infilo. Niente. La mia domanda è, però posso comprare qualcosa? Non posso comprare niente, vero? Consegno oggetto. È al 10. Sono, ho 91.002 lì. Va bene. Ora dovremmo essere più veloci, sapete? Anzi, senza... Ai... Raccogliamo solo... Niente, perché non c'è niente qui. Però c'è lui. Voglio proprio vedere se me la dà lo stesso anche da qua. Guarda, se è capitata qui, ragazzi, siamo proprio fortunati, perché non è facile portarlo. E se mi dà 10, voglio arrivare a 100.000. Attenzione, il Sabbio Baku è all'inseguimento. Sabbio Baku dei miei maroni. Fermati lì. Dalle scansioni vedo che hai un rarissimo campione floreale. Ti prego. Nucleo epico. Ma non è una roba floreale, perdonami. Ciao, sto tornando con dei campioni. Gesù Cristo. Ricordati di portare negli osservatori i materiali biologici che trovi. Quindi uno può farmare anche così alla grande, eh? E se io rivado da lui, gli rubo un'altra squama?
Dov'è c'è schifoso? No, vero? No. Ok, mod nave 75 di velocità, 23 controllo, meno 25 costi in boost per le schivate. Beh, lo mettiamo per forza, ragazzi. Più 10 di velocità. Mettiamo sì. Sta diventando un mostro sta roba qua. Sta diventando un missile. Forse è fin troppo veloce adesso, eh. Interessante, molto interessante. Un giocone, devo dire. Non so se si salva così o devo salvare io in qualche modo. No. No. Non penso che devo salvare io. Però se lo rifaccio mi darà ancora altra roba, ragazzi. Quindi mi servirà. Poi mentre torno me ne devo per forza prendere un altro di quelli cosini lì, perché veramente ti danno una mano enorme. Ah, ma siamo proprio più veloci. Siamo praticamente veloci come il boost senza avere il boost. Senza mettere il boost. Siamo dei missili. Guarda che roba. Ora siamo abbastanza veloci, devo dire. Io non ho ben capito che cos'è sta roba qui. Stazione di rifornimento. Una vecchia piattaforma per la manutenzione delle navi mercantili. Ma si volesse liberarla? Sì, io me ne vado di qua. Un commento, ragazzi. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Non riesco a vedere il vostro commento. Non ho nessun commento, ragazzi. Mi dice che ho un commento, ma non ce l'ho. Strano. Vero che strano? Non mi dà il vostro commento. Se potete... Un altro commento. Come lo posso guardare? Non me lo fa vedere da qua. Visualizza commenti. Ah, si salva da solo, sono lunghi da liberare. Grande, Daniandra 2005. Ottimo, ottimo. Però strano che non me lo dà nella chat sotto. È molto strano che non me lo dà, ragazzi. Voi lo vedete nella chat sotto? Altra cosa, vedete la live? Perché io qua non vedo niente. Però strano che non me lo dà nella... Oh, me l'ha ripresa. Sotto. Me l'ha ripresa, ma non mi fa vedere i commenti. Se io scrivo... Ho scritto un messaggio, voi riuscite a rispondermi sotto? Ok. Scusatemi, adesso ricominciamo a bomba. Beh, considerando che questa è la mia prima partita, non ho mai giocato. Questo è interessante, questo lo teniamo buono, Dobbiamo liberare questa schifezza, vero? Sì, fammi raccogliere questa. E... PUM! Bo 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 bo. Ho inventario pieno! Grazie a tutti per i commenti che mi date una mano, perché ripeto, questa è la mia prima partita. Ora dovreste vederla un pelino meglio la live, ragazzi. La mia domanda è lassù, vero, che devo prendere? Sì. Immaginavo che fosse lassù. Che mazzata immensa, ragazzi. Ora per salire lassù devo fare una roba ben diversa, no? Perché va di traverso sta roba? 4 commenti. Ok, sono un pilota Starling livello 25. Ottimo, Dani. Ti chiamerò Dani perché è più veloce. La cosa... Io ho iniziato oggi in live con voi a giocare a questo gioco e devo dire che mi sta prendendo fin troppo. Devo salire là sopra, però secondo me non riesco. Consigli, Dani, per salire là sopra? Perché è sicuro che devo salire là sopra e secondo me il pezzo giusto è questo qua. Però magari devo farlo quando sono un po' più avanzato. Sicuramente.
Non so se si può giocare in due in coop. Sarebbe figo. E sarebbe molto figo, caro amico, ti scrivo. Ora mi tengo. Dani Andrea, mi sai dire per caso come faccio a salire là sopra? Perché non mi riesce. O da qua. Magari c'è un altro punto per salire qua sopra. Usare il salto o volare. Ho capito. Però usare il salto. Però usare il salto dovrei avere un salto magari migliore di questo. Penso si trattasse di un dispositivo dei guardiani caduto qui per caso. Io devo salire là sopra. Come Dio salto là sopra? Non è così facile secondo me. Che ci faccio così? Salto troppo poco, ragazzi. Salto troppo poco. Vabbè, dai, non importa. Ci torneremo poi, ricordiamocelo solo. Perché lassù ci deve essere sicuramente. È una bugia? È una bugia quella che è successa, perché forse riesco a salire in un altro modo, ragazzi. Fermo! Madonna! Madonna, c'ero arrivato! Perché lì premi R1. Non posso ancora volare. Non sono ancora così avanzato, Dani, quindi non è così facile per me poter volare. Però io da qua, se mi impegno, posso salire molto lentamente. Se mi impegno poi magari da là con un saltino leggero. Mazza. No, tutta sta strada, eh. Forse si può fare in un altro modo, sapete? Si può fare come vi ho appena fatto vedere. Ma devo forse prendere molta più. Così. Adesso guarda, adesso l'ho saltato. Io non ce la posso fare. Io non ce la posso fare, ragazzi. Sono troppo vecchio per queste cose. Perché passi attraverso? Perché non metti un bel muro invisibile? Devo dire che è bello open world, eh? Però una cosa che mi piace moltissimo. Allora, adesso io voglio morire. Avete capito? Voglio morire. Dani, condividi questa live con i tuoi amici, così magari riusciamo a giocare insieme. Non so se c'è la coop, sapete, perché ripeto, ho appena iniziato oggi e non ne ho idea. Però così. Fermo. Ce l'ho fatta. Fatto così, no? Fatto così, no? Ce l'ho fatta. Yes. Oh, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, Dani, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Anche qua io dovrei comprarmi tutte le armi, ragazzi. E poi magari su eBay troverò qualcosa. Cambia con. No, 10 di ninguno non me ne faccio assolutamente niente. Neanche di questo. Meno 20, no, sono molto più sopra. Cosa qua? Non me ne faccio niente. Facciamo ancora quella missione lì, poi direi che la live può finire qui. E ci rivediamo, ragazzi, domani volendo. No, domani no, perché sono a tagliarmi la chioma. Qua però c'è un'altra. Ehi, sono qui. Come si trasferisce il Nova? Apri il computer della tua nave, puoi avviare la sequenza di riparazione. Option. Premi opzioni per aprire la schermata e potenziamenti. Equinox, ok. Sistemi chiave. Motore a curvatura riparato. Potenziamento completato. Tutto qui? Ah, ok, Equinox. Messa a punto nave madre. Ah, mi fa pagare?
Aggiungi slot mod ad armi e navi. Ripara e potenzia la nave madre di Starling. Ok. Se troviamo altri materiali, forse possiamo potenziare la Equinox ancora di più. Nel frattempo, vediamo se funziona. Stato un video di precisione. Aver tracciato il nucleo attraverso lo scafo. Beh, questo Nova non basta ad attirare l'attenzione, questo è certo. Ma se Mason ha fatto i conti giusti, dovrebbe bastare a rimetterci in volo. Sì, oppure a farci esplodere in mille pezzi. Questo qua è Shade, il biondo. Brava, Chase! Bello, mi dispiace un po' lasciarlo questo pianeta, però ci posso ritornare, giusto? Se non erro. Molto interessante. Quindi adesso mi ritroverò in volo. Capacità di volo ripristinate. Oh, R1. È il momento. Ci vediamo in orbita e decidiamo il da farsi. Ok. Ok, stiamo arrivando, Sam Grant. Ciao amici. Motore disabilitato. R1. Piano. Piano. Ok ragazzi, io direi che l'appuntamento di oggi può venire qua. Ci vediamo prossimamente, penso giovedì alle 3:30 o alle 3. Ah, questo era il prologo? Molto interessante. E vi voglio bene a tutti. Spero che vi siate goduti la live, che sia venuta bene, che sia una figata. Adesso il volume si è alzato all'inverosimile, quindi sono diventato sordo. E cicca ciao, cicca ciao, cicca ciao. Rimanete sintonizzati su questo canale, iscrivetevi e quindi mettete anche la campanellina. Bacione.